quando ho fatto già volevo rifare la vita. Romanzi o saggi al giorno 12
sono 12, tanti, 12 in tutta Italia. In tutta Italia, quindi immaginatevi da voi. In tutta Italia ne escono 12 al giorno, il che vuol dire che un successo letterario più o meno per diciamo riprendere i costi iniziali, per una grossa catena ci deve vendere più di 1000 copie. Per riprendersi dei costi iniziali. Fate conto che con 12 romanzi usciti al giorno vuol dire che un grosso editore, tipo Mondadori, facciamo un esempio, ne butta fuori, ho letto l'ultimo dato, 7. Solo Mondadori ne butta fuori 7 al giorno. Vuol dire che in un mese sono 7 per 30, 7 per 31, 210. Quindi ne fa la promozione 210 romanzi o saggi in modo da rientrare di 1000 copie per ogni romanzo o saggio. Quindi dovrebbe vendere 210, ci aggiungiamo 3 zeri e sono 210.000. Ok? È possibile. Chiaramente ci sarà il grosso romanzo che ti vende 300.000 copie in un anno, c'è il romanzo pur di Mondadori che non arriva alle 100 copie. Quindi è proprio otturata la situazione editoriale. È otturata anche da un altro punto di vista. Io ho detto 12 libri al giorno, il che vuol dire che gli altri 5 sono o di medi editori o di piccoli editori o di altri grandi editori. Vi faccio un esempio. Belve di Nulla Die. Nulla Die è un medio editore, che vuol dire che non pubblica 10.000 copie, 100.000 copie, ne pubblica dalle 2.000 alle 10.000, più o meno. Per entrare nei costi deve venderne, io ho fatto un conto l'altro giorno, 600, una cosa del genere. Quindi 600 è un successo commerciale per Nulla Die. Cosa succede? Il distributore, per farti vendere 600 copie, ti chiede 2.000 copie da distribuire in tutte le librerie d'Italia. 2.000 copie e ti chiede 12 titoli l'anno. Questo è un grande distributore. Per esempio, Nulla Die è distribuito da Libri & Co. Ho sentito per esempio un editore medio di Villa Santa, che si chiama La Sedia Magica, una roba del genere, e che ha pubblicato anche libri di, come si chiama il regista di Junior? Bell Brooks, che ogni anno andava in debito, cioè in perdita, di 100.000 euro più o meno. Ha dovuto chiudere con la grande distribuzione perché non ce la faceva più. Quindi, come fa un medio editore a vendere almeno 600 copie? O appunto li distribuisce in tutte le librerie d'Italia, che sono all'incirca 2.000, è per quello che sono 2.000 copie quelle che ti chiede il distributore, una a libreria se ce la fa, oppure si affida all'autore. Cioè, autore, tu cerca di muoverti, vai a fare prima copia, vai a fare presentazioni, vai a fare questo, vai a fare quello. A volte ce la fa, a volte no. Per esempio quello lì appunto di Versanti di Mercato Medico non ce la fa. Questa è la stessa dinamica che c'è col piccolo editore. Il piccolo editore non ha distributore e si affida completamente all'autore. Quindi dice io stampo 100-200 copie o 50 copie, tu autore quanti devi fare da te. Quindi cosa succede? C'è una situazione di saturazione del mercato. C'è una situazione di saturazione anche in libreria, non so se andate in libreria e avete spesso quella sensazione di essere un po' disorientati, ci sono tutte queste copertine diverse, tutti questi segnali diversi, no? E non c'è un'immagine chiara, anche perché poi la libreria è diventata molto spesso di catena, ci sono i Petrinelli, ci sono i Mondadori, non so se avete presente intorno, non c'è più, o almeno è in netta minoranza la libreria del libraio che ti dice guarda tu di solito hai comprato questo libro qua, ti consiglio questo libro. Se c'è, per esempio ce ne sono 20 a Milano in queste librerie. Sì, ormai sono diventate. E tanti chiudono, tipo gli ultimi esempi in Buenos Aires hanno chiuso due librerie, la del Corso e la Puccini che era addirittura storica, che apparteneva a quello che era il teatro Puccini. Sì, sì. E la situazione quindi è drammatica per questo motivo, c'è tanta proposta per una domanda che è in calo. I dati dicono che siamo in ripresa nell'ultimo anno come acquisto di libri, perché negli ultimi anni c'è stato un calo deciso delle vendite. No, dicevi che l'ebook non c'entra, però non c'entra l'internet, l'ebook è una questione proprio della, okay. No, io
pensavo invece che c'era un discorso anche di come sta succedendo per la stampa, mandare il giornale online, quindi il Corriere che stanno spingendo per, forse nei quotidiani è diverso, non è un problema per il campo. No, tipo, come detto, era arrivato al 5%, adesso è in calo, sta calando di libro. Il libro tiene ancora. Il libro tiene benissimo a livello di lettura, cioè nel senso, se tu vuoi leggere vai a prendere il tuo libro in questo momento storico, magari tra 20 anni saremo tutti con le book, cioè, sì. Mentre l'altra domanda era su in generale quanti libri hai già fatto e poi parlare di questo in particolare. Questo libro in cui c'è questa copertina che ha attirato molto, che tanti mi hanno detto si vede questa immagine, cos'è, sembra un po', sai, quel film gialli o di orrore. Noir. Sì. Ok. Ma quindi adesso parliamo del libro. Del libro, visto che ti abbiamo invitato per anche presentare quello. Cioè, noi ti abbiamo detto, vieni, non c'è problema, ci fa piacere, e tu hai detto, guarda, c'è proprio questo libro che ho appena fatto che ti piacerebbe presentare, quindi sicuramente. Ok. Poi ha portato anche delle copie. Esatto. Allora, di cosa parla il libro? Il libro ha un incipit molto chiaro da quello che si legge. Gli altri tuoi, i libri precedenti tuoi, il libro come finisce. Però dico la tematica. Allora, di solito ho una corrente storica. Gli ultimi due libri sono stati Minoica, che rivisitava il mito del Minotauro, e Celeste 1872, che era una narrazione ipotetica dei fatti che si sono svolti a bordo della Marie Celeste, che è stata la prima nave fantasma della storia, trovata al largo della zona del 1872 con nessuno a bordo, però la nave intatta, storia che magari conoscete. Mi sono spostato più sul thriller invece in questo momento, non per motivi particolari, semplicemente mi davo di scrivere un thriller, e per un altro sta andando bene anche a livello promozionale, ho fatto 2 o 3 eventi recentemente in questo mese, ma vabbè, divaghiamo. Il libro appunto è molto lineare come start, come input iniziale. Ci sono queste 50 persone rinchiuse in una grande sala vuota e buia, si risvegliano all'interno senza sapere come ci sono arrivate. E cominciano a guardarsi, cominciano a chiedersi tra loro cosa è successo, momenti di panico, ipotesi, ci hanno rapiti, ci hanno buttato qua dentro per qualche riscatto, qualche chissà, terrorismo, eccetera, eccetera. E dopodiché però vengono fuori quelli che sono i bisogni della persona, no? 50 persone chiuse in una stanza che però devono mangiare, devono bere, hanno bisogni fisici, e quindi c'è un'evoluzione dal punto di vista si creano dei gruppi, si crea una sorta di leader per cercare di risolvere i problemi, un leader che però non è accettato da tutti, e poi bla 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 bla, bla, bla. Per questo è visto, è stampato a settembre, quindi proprio è fresco, fresco. E quindi fai, di solito ti sposti come presentazione, dove bacino, diciamo. Il mio bacino è tutta la Lombardia. Ti posso dire che a gennaio sforerò un po' i confini perché andrò a Piacenza, per dire. Però più della Lombardia non mi muovo. Perché? Perché? Sì, una domanda che volevo. Come un amico non scriveva. Collabora con le case editrici o meno. Mi diceva anche il discorso delle vie che ci sono specializzate. Sì. Dove può essere anche quello. Allora, tu dici Fiera di Milano, Fiera di Torino. Ok. Allora, io ho partecipato a 5 o 6 fiere del libro di Torino. Che è forse quella più importante. Che è quella più importante in Italia. Sì. E ti posso dire che secondo me non ha tutta questa valenza, a parte il fatto di fare grandi eventi, nel senso grandi presentazioni, grandi autori. Perché ti dico questo? Perché tu ci sei mai stato? No. Voi ci siete mai stati? No,
bancarella unica di editori, in cui ogni editore mette sulla bancarella il libro che ha pubblicato. E la gente passa, perché è costituita dal fatto che c'è la fiera del libro di Torino, ma non è che sta lì a comprarli, cioè magari arriva, ne sfoglia uno, lo guarda e lo rimette a posto. Passa un altro, arriva, prende un altro libro, lo sfoglia. Come un mercatino dei libri. È un mercatino dei libri. Quelli classici. Ma magari anche argomenti che non c'entrano messi lì a caso. Sì, sì, quello che stampa l'editore lo mette tutto lì. Comunque, quindi non so quanto può essere valido un discorso del genere, anche vedendo il fatto che quest'anno sarà diviso in due tranche, una parte a Torino e una parte a Milano contemporanea, perché c'è una polemica in atto tra l'associazione degli editori e l'associazione di quelli che organizzano la fiera. Secondo me la polemica è perché non c'è più vantaggio a fare la fiera. Tutti i piccoli e medi editori con cui ho pubblicato a un certo punto mi hanno detto: ma ascolta, devo andare a fare la fiera, spendere tanti soldi, perché poi lo stand, lo spazio costa, il viaggio costa, il trasporto costa, per non vendere, non farmi conoscere, perché alla fine tutti quelli che vanno alle fiere, o comunque la maggior parte, vanno a finire a canalarsi quelli che sono gli stand principali, Petrinelli, Mondadori, sempre i soliti. Diciamo che si sta, anche in questo settore si sta formando dei grossi gruppi. Sì, contando anche che c'è un processo in atto che è quello della categorizzazione, cioè una volta l'editore faceva l'editore, chiedeva al tipografo stampami 200 copie, chiedeva al distributore, che è quello che manda in giro i libri, mandami in giro 2000 copie. Adesso Mondadori cosa fa? Ha le sue tipografie, ha il suo distributore, ha i suoi negozi di catena, ha l'editore che è quindi cosa succede? Ha il completo controllo della catena verticale, praticamente c'è un annullamento della concorrenza da questo punto di vista. Adesso lascio la parola a voi che siete intervenuti, se volete farmi delle domande, a me interessava questo aspetto dell'editoria, di problemi che possono esserci, poi lui non ci ha spiegato niente, però. Dopo me lo posso spiegare da Oppure domande su questo libro che è l'ultimo, come volete, tanto. Magari lui sarà curioso di sapere. Perché ti ha incuriosito la sua copertina. Quindi puoi fargli una bella domanda subito. No, ha già spiegato un po' quando ha iniziato a scrivere, come ha iniziato, Edi Macherio, questo giovane autore, poi gli ho fatto delle domande su che problemi ci sono per in questo ambiente, riuscire a entrare. Ma questo non ti ho risposto però. No, comunque ho già capito che le fiere ormai stanno diventando un luogo solo per i grossi gruppi, perché anche in altri campi ormai la fiera è un posto solo di andare per fare immagine, presenza, ma non per un ritorno, è di presenza, di immagine, cioè non può mancare lì la Feltrinelli perché è la Feltrinelli, ma non va per un motivo commerciale vero, quindi sta diventando così, ma anche in altri settori è così, e quindi tu stai facendo invece un'azione di propaganda, diciamo, sul territorio, si ritorna ancora come oggi, sì, una serata del genere. È l'unico mezzo, anche perché ti dico, ho conosciuto anche dei premi Campiello e i premi Campiello mi hanno detto: se io non vado in libreria, se io non vado nelle librerie, lo dico tutti i giorni, ma quasi, nessuno compra il mio libro. Perché? Perché se io vado in libreria e leggo Gregorio Ciancipalli, un nome a caso per il titolo, che ne so, L'albero verde, dico: ma chi è Gregorio Ciancipalli? Al massimo leggo il retro copertina, vedo se mi piace la copertina, lo prendo, ma la maggioranza delle persone guarda e dice: chi è Gregorio Ciancipalli? Non ne ho mai sentito parlare, e lo rimetto a posto. Cioè, la dinamica purtroppo è questa. Poi sai che un'altra cosa anche io vedo quando vado alla Feltrinelli o quello che sia, una catena del genere, trovi solo certe cose, certe volte non ha tutto, ha solo quello, e dopo devi fare la richiesta, non sempre riesce a fare. Quello è normale, perché comunque, se tu ritorni al discorso precedente, 12 libri pubblicati al giorno è un po' difficile per tutti in una libreria, dovrebbe essere la biblioteca di Alessandria d'Egitto, per dire. Cioè, lo vedi online, dopo li fai l'ordine e vai lì a ritirare. Fanno l'ordine e te lo portano in una settimana, una settimana e mezza. Comunque non ti ho risposto alla domanda. Allora, come fa un giovane autore per entrare
Allora, secondo me questo è il momento storico in cui è più facile entrare nel mondo dell'editoria, proprio per il fatto dell'intasamento. Perché? Perché il medio editore, così come il piccolo editore, ha interesse ad avere autori, ok? Soprattutto il medio editore che dice devo stampare 12 titoli l'anno, devo cercare di riempire queste 12 caselle, perché se non le riempio il distributore non mi distribuisce il prodotto. Il piccolo editore invece ha bisogno, perché? Perché se è l'autore a promuoversi, è l'autore che porta ricchezza all'editore, ok? Poi ci sono dei canali alternativi, sappiamo che c'è la pubblicazione, quindi se io scrivo un romanzo e ho voglia di pubblicarlo, vado su internet, clicco Lulu, clicco lampi di stampa, su questi siti, carico il mio PDF, mi faccio la copertina come la voglio io, nel giro di 2 settimane mi mandano il libro a casa, per dire, senza costi, a parte il fatto che tu compri copia per copia quelle che ti servono. C'è quel vantaggio lì, esatto. Devi fare tante copie. Poi c'è la pubblicazione a doppio binario, cioè gli editori che ti dicono tu vuoi pubblicare il tuo libro, ok, allora mi paghi un certo numero di copie, che di solito è un basso numero di copie, ok? E poi c'è quello ulteriore, che è quello più, tra virgolette, mal visto, che è quello della casa editrice a pagamento. La casa editrice a pagamento, tu gli mandi il romanzo, la casa editrice dice ok, dammi 6.000 euro e io te lo pubblico. Abbiamo un esempio qua vicino, la Leone in borsa, che in questo mese, perché è un mese che hai pubblicato questo libro, come ti sei mosso, quante copie hai venduto e dove ti sei mosso? Allora io, che scelta hai fatto? Indipendentemente dagli altri, cioè da gli altri che può vendere la casa editrice, quello che può vendere servizio di distribuzione, può vendere servizio promozionale, perché ovviamente ci sono i vari canali, solo ho fatto 3 firmacopie per ora e devo fare altre 2 presentazioni e un firmacopie domani. In tutto sulla 50ina di copie, okay. Che non è un brutto numero, si conti che in un anno, appunto, o in 2 anni devono esserci 600 copie per avere un ritorno economico. Quindi io da solo ho già 650 su 600, quant'è? Meno di decimo. Non è andata, è da settembre. E ho iniziato a settembre, Sì, sì, perché a settembre ho visto la data, poi ora è la scala, poi a fine settembre organizzi l'evento, il macchina. Io tendenzialmente vado in libreria, soprattutto indipendente, porto le mie copie o le ordino alla libreria e vado a firmare. Una mattina, un pomeriggio. Ovviamente, sì. Il libro a chi lo acquista. E per il resto, qualche presentazione qua là. Ti scrivono i lettori? Sì. L'altra settimana c'è stato un ragazzino di 14 anni che ha messo una foto su Instagram e me l'ha mandata, con scritto tipo sto leggendo un bellissimo romanzo. Fai il reclamo su internet. Sì, ma allora, secondo me internet è una vetrina, cioè su internet uno va se già conosce quello che vuole vedere. Per dire, io vado a cercare Ivano Mingotti se so, ho saputo chi è Ivano Mingotti, se so chi è Ivano Mingotti, se mi è arrivata voce di Ivano Mingotti, se l'ho incontrato, se no non lo cerco. Cioè, può essere che ti capiti a livello assolutamente fortuito che tu sei su Facebook e ti viene fuori l'inserzione lì di fianco, sei su YouTube e ti viene fuori l'inserzione YouTube del video
Ivano Mingotti che presenta, ma quante sono le possibilità? Cioè uno dovrebbe andare su un video correlato del tipo che adesso va a vedere la presentazione di Baricco e avere la fortuna o la sfiga di avere il mio video tra i consigliati, cioè è assolutamente a delle basse percentuali. Cioè puoi fare così oppure puoi scrivere un articolo e parli d'altro magari. Magari che ne so, commenti un determinato servizio editoriale, eccetera, eccetera, ti arriva una valanga di visualizzazioni perché la gente cerca quel servizio lì e da lì scoprono chi sei attraverso, che ne so, tu sul sito sopra quella notizia verso chi sono e allora vanno a cliccare. Ma senza che la gente ti conosca è difficile, è molto difficile secondo me. Cioè tanti dicono bisogna settorializzarsi, bisogna cercare un target preciso perché così si viene trovati più facilmente. Secondo me no, è troppo difficile, è troppo aleatorio e sinceramente io preferisco farmi conoscere e poi e preferisco e anche ottimi risultati, risultati migliori farmi conoscere poi da lì andare con la corsa se gli fai proprio la sì, sono gli unici che funzionano. Passaparola, conoscenza personale e esperienze, basta. Adesso se avete delle domande, comunque noi abbiamo avuto questa idea di farlo in un bar per non fare le solite evento in biblioteca e sala civica, in modo da potervi fare bravo. Mi sta dicendo che se volete andare a mangiare facciamo una pausa di 10 minuti e poi c'è ancora la motore che può farlo in Milano. E poi c'è anche un bar dentro alla Feltrinelli di Milano, c'è anche un piccolo sì, ma non solo, la gente va lì, beve, mangia e poi se ne va. No, beh, sì, cioè, comunque si incontrano, parlano magari anche un po' di letteratura sì. Tra virgolette, però l'ultimo, allora, l'ultimo circolo letterario barra libreria indipendente che c'era qua in zona era la pagina 18 Saronno, che magari avete sentito nominare, ha chiuso quest'anno. Quindi no. Io so che per esempio il libraccio a Monza ogni tanto fa presentazioni. Sì, ma anche la Feltrinelli, anche la Mondadori, anche IBS, perché anche IBS adesso ha comprato delle librerie, quindi. Però molto spesso sono presentazioni di autori di catena e non sempre vanno bene. C'è stata la presentazione della, mi pare Alexievich si chiama, l'ultimo premio Nobel prima di Bob Dylan, a Milano. E mi ha detto il libraio che ha portato i libri per la presentazione che erano il relatore, lei e il libraio e basta. È un successo questo allora. Sì. Il passaparola è servito, eh? Sì. Beh, cosa? Ah, io. Una domanda molto, molto così, economica, vivi di questo? Non so, se potessi vivere di questo, magari. No, vabbè, insomma, perché è come dire ad un giovane artista che dipinge, che fa fotografie, è chiaro, diciamo è chiaro che fa altro. È la mia speranza. Allora, io gestisco una collana per una casa editrice, quindi seleziono gli autori, edito i testi. Nel settore in modo molto poi traduzioni, traduzioni faccio tante cose, traduzioni delle lingue inglese, francese e spagnolo, una buona conoscenza, ok, a mangiare. No, poi potete fare delle domande ancora comunque come mai sono in Lombardia. Il biglietto per dire per andare a Bergamo, che è più o meno alla stessa distanza di Novara, mi pare che il biglietto costi 2,53 euro. Usciti dalla Lombardia per andare a Novara, che è qui distante, o più o meno, sono 6,50 euro. Vabbè, allora vado in Lombardia, cioè. Vai a Bergamo, parli di autostrada. No, no, treno. Sempre treno. No, per carità, vado autostrada, diventerai pazzo. Arrivi, non sei concentrato, non puoi fare un po'. Beh dai, da Macchieri insomma il treno si può portare sì, a sì, Macchieri, il sole. Bergamo, ci vuole ci vuole un po', no?
la mangiare. No, 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 devo chiedere una cosa. Quindi si mangia e poi si fa la... Potete fare le domande? No, potete fare domande anche adesso. No, quanta copie sul mercato del muro vicino a Falsi Carrello. Sta dicendo di centri commerciali. C'è stato in essere di andare al supermercato? Ah, c'è stato lì. Vicino a Falsi Carrello metti lì 50 copie. Vengono anche i libri e centri commerciali, c'è un'area dei libri. Sì. Sei così,